Smart controller RC2, RCN2 e Mini 4 Pro. Pronti qua sopra al balcone di casa per andare a eseguire questo test di long range. Salve a tutti, benvenuti o bentornati appassionati di droni, ma non solo, di tecnologia, qui nel mio canale YouTube. Ci prepariamo per andare a eseguire un test di long range con questo drone, il DJI Mini 4, ma questo test è finalizzato a capire quale tra questi due controller ha il segnale migliore, ha la capacità di trasmettere meglio il segnale. Lui è stato migliorato, sono state aggiunte le antenne rispetto al suo predecessore, ma sarà in grado di avere le stesse capacità che ha lui, l'RCN2, questo radiocontrollo che ha l'antenna esterna, completamente esterna. Adesso ho montato su il mio smartphone e niente, lo proveremo insieme. Anche se questo test non è attendibile al 100%, però penso che sia indicativo. Sì, perché valuteremo la penetrazione del segnale. Io accenderò qua il mio DJI Mini 4 Pro e mi sposterò prima con lui e dopo mi sposterò con lui e vedremo a che distanza riusciremo a portare questo radiocontrollo. Qua, come vedete, ho delle piante che schermeranno il segnale, quindi valuteremo anche la penetrazione del segnale. Bene, siamo pronti? Andiamo a eseguire questo test, però prima, come al solito, vi chiedo un'iscrizione, un supporto al canale se siete appassionati di droni, e vedo che siete in tanti appassionati di droni che mi seguite, perché non iscrivervi? Non costa niente e attivate la campanellina. Se siete già iscritti, un like qua sotto, mi supportate in questo modo e questo video verrà visto da più persone. Andiamo a fare questo test perché sono veramente curioso. Siamo pronti, andiamo subito ad accendere il DJI Mini 4 Pro e lo lasceremo in questa posizione. Lo metteremo proprio vicino al bordo del parapetto, di modo che le antenne che si trovano qua, vedete, riescano comunque a trasmettere e ricevere il segnale. Io andrò in quella direzione, oltre le piante. Allora, lui è acceso, andiamo subito ad accendere anche l'RCN2, faremo la prima prova con lui e andiamo prima facciamo partire anche la registrazione del video. Molto bene. Registriamo tutto e andiamo a far partire la DJI Fly. Vediamo, si dovrebbe connettere velocemente. Vado su Vola. Ok, siamo già pronti. Siamo all'interno dell'applicazione DJI Fly. Ci allontaniamo e andiamo un po' a vedere a che distanza riusciamo a vedere sempre il segnale. Usciamo. Teo, ti lascio qui, padrone, fai la guardia e andiamo a vedere a che distanza riusciamo ad arrivare. Nessun problema ancora. Avremo fatto circa 50 metri. Sono uscito da casa, vediamo a che distanza riesco ad arrivare. Vediamo se dalla mappa riusciamo anche a vedere dove ci troviamo. Sì, molto bene. Vedete questo puntino? Mi sto allontanando dall'abitazione. Vediamo a che distanza riusciamo ad arrivare senza perdere il segnale video. Ancora vedo le piante in movimento, quindi è segno buono. È comparso un primo segnale di avviso. Allora, la direzione è questa qua, del balcone, e ancora non ho problemi. Vediamo che mi volto nuovamente. Vedete, la qualità del segnale non è il massimo. È comparso di nuovo l'avviso e se io mi oriento però sparisce.
Vediamo a che distanza perde completamente il segnale con le spalle rivolto verso il drone. Ecco, adesso mi trovo qua sulle strisce pedonali e ha perso il segnale. Però se io mi giro viene ripristinato l'RC Link, ma guardate, è veramente molto molto debole. Mi devo proprio orientare correttamente. Proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche altro metro. Lascio il radiocomando rivolto verso il drone, vediamo se riusciamo ad arrivare almeno all'incrocio con la Lidl. Naturalmente se io lo giro, vedete, va via completamente, no? Occorre mantenerlo nella direzione giusta. Vediamo se riusciamo ad arrivare all'incrocio. Ci siamo quasi, siamo abbastanza vicini. Sì, adesso siamo all'incrocio e ancora nessun problema. Nessun problema, naturalmente se io lo giro, guardate un po', compare subito l'avviso. Il segnale è rosso, però manteniamolo nella direzione giusta, ok. Vediamo a che distanza riusciamo ad arrivare. Beh, sono veramente curioso di capire quale tra questi due sistemi è quello che ha la maggior portata in termini di distanza del segnale. Ho fatto veramente tanta strada e ancora è rosso, però si è bloccato. No, sta andando molto bene, sta andando. A questo punto dovrei attraversare perché altrimenti perdo di vista il drone. Proviamo a allontanarci un altro po'. Beh, siamo in una zona dove passano diverse auto. Ok, siamo arrivati a un altro incrocio. Proviamo ad attraversare. Ok, non perdo di vista il drone e siamo a una bella distanza adesso. Vediamo sulla mappa se riusciamo a capire a che distanza siamo. Comunque siamo veramente distanti. Adesso provo a orientarlo. Noi ci troviamo qua e il drone è posizionato qua. Siamo veramente distanti e abbiamo sempre tre tacche, quindi apparentemente anche le piante non danno nessun tipo di problema. Allora, visto che la strada qua curva e non riesco a mantenerlo in linea visiva, beh, proviamo comunque a continuare. Attraversiamo e proviamo ad arrivare sul ponte. Vediamo se riusciamo, mantenendolo il più possibile in direzione. Adesso ho più piante che schermano il drone, vedete, sono quasi arrivato al ponte e il segnale sta, vedete, dice che è debole una tacca, comunque è rosso. Anche orientandolo correttamente il segnale rimane rosso. Sono arrivato alle strisce, guardate ragazzi, proviamo a continuare mantenendolo in linea d'aria, però subito dopo le strisce ha perso completamente. Qua ci sono molte molte piante che schermano il segnale, quindi diciamo che siamo arrivati alle strisce un po' meno. Proviamo a ritornare un po' indietro, vediamo cosa succede orientando correttamente. Siamo a circa 15-20 metri dalle strisce, comunque abbiamo fatto tanta strada. Se vado sulla pianta riesco a vedere esattamente dove mi trovo e dove è ubicato anche il drone. Quindi siamo arrivati a questo passo carrabile. Boh, proviamo adesso a rifare la stessa procedura con lo Smart RC2 e vediamo se la situazione è migliore oppure no. Allora, il drone è un po' caldo, ma non esageratamente, anche perché ora adesso in questo momento saranno circa 16 gradi. Cosa mi aspetto con lo Smart RC2? Devo essere sincero, mi aspetto una performance leggermente inferiore. Non lo so perché, però mi aspetto una performance leggermente inferiore. Voi scrivetemelo qui sotto se pensate che con lui andrà meglio oppure andrà peggio. Siamo pronti? Allora, andiamo ad accendere l'RC2. Accendiamo anche lui. Ok,
nel frattempo si è un po' raffreddato. Utilizzerò il telefono come hotspot perché voglio vedere anche sulla pianta, sulla mappa generale di Google dove ci troviamo, anche se ho ben preciso il punto dove lui ha perso completamente il segnale. Accoppiato al Mini 4 Pro, vediamo. Benissimo. Siamo pronti per andare a eseguire questo test. Andiamo. Siamo all'interno dell'applicazione, nessun tipo di problema e in questo modo valuteremo anche la direzionalità di questo Smart RC2. Abbiamo visto che l'altro, l'RCN2, è molto direzionale, perdeva e quando io lo ruotavo in direzione, qua è la direzione del drone. Quando lo ruotavo nella direzione del drone, riagganciava il segnale. Vediamo se lo stesso lo fa anche lui. Andiamo a passo svelto perché comunque siamo arrivati a una bella distanza. Se vado ad aprire la mappa, riesco comunque a vedere dove ci troviamo. Sì, perché ho collegato l'hotspot del mio iPhone 13 Pro Max. Grosso modo, praticamente alla stessa distanza mi è già comparso un avviso, alla stessa distanza dell'altro, vedete? Ancora non siamo al primo incrocio e già è comparso un avviso. Proviamo a mantenerlo orientato verso il drone. In questo modo qua. Vediamo un po' se arriviamo al primo incrocio. Ci siamo quasi al primo incrocio. E per ora nessun problema, anche se vedo già che il segnale è rosso. Bene, siamo al primo incrocio e ancora non ho perso il segnale, però vedo che il segnale è rosso. No, è arancione. Proseguiamo verso il ponte, anche se è molto molto distante il ponte, e vediamo un po' come va. Ancora nessun problema, sembra tutto ok. Vediamo se lo ruoto. Sì, compare subito l'avviso. Come vado a ruotare il radiocomando, compare l'avviso. Adesso attraversiamo. Vediamo se riusciamo ad arrivare allo stesso punto o addirittura se riusciamo ad andare oltre a dove eravamo arrivati. Comunque niente male perché la distanza è notevole. Dopo lo andremo a misurare con Google Maps vedremo un po' a che distanza siamo arrivati. Ancora nessun problema, il segnale è rosso e c'è stato un po' anche il vento, però comunque se lo ruoto diventa rosso, se lo ruoto diventa arancione, tre tacche. Quindi tre tacche arancione, niente male. Proseguiamo. Continuo a orientarlo nella direzione del drone. Siamo quasi al ponticino, siamo quasi arrivati al passo carrabile dove avevo perso completamente il segnale. Quindi si sta rivelando veramente top. Ragazzi, questo è il passo. Comparso subito un avviso, però vediamo se riesco a fare qualche metro in più. Segnale debole, diventa rosso, ma riesco a fare qualche metro in più. Vediamo se riusciamo ad arrivare alle strisce. Siamo quasi alle strisce. È rosso, ma si scollega. Si è scollegato adesso. Proprio sulle strisce. Vediamo di ritornare al punto dove avevo riagganciato poi il segnale. Vediamo un po'. Non lo riaggancia. Impiega qualche istante, ma non lo riaggancia. Beh, direi che comunque il test è molto simile, si comportano in maniera quasi identica
Ecco, vedete, ha riagganciato, quindi perde al momento in cui io vado a, diciamo, nascondermi dietro a queste abitazioni. Quindi vado su a nulla, però vedete, ha riagganciato, arancione. Ritorno qui nella zona dove avevo perso il segnale e diventa rosso. Se vado ancora un po' più avanti, a un certo punto, sembra un po' meglio però, eh? Sembra leggermente meglio. Sulla mappa riusciamo a vedere dove siamo e appunto, e qui riaggancia il segnale. Sembra un pelo meglio. A questo punto posso rientrare e andremo a fare le conclusioni. Mi aspettavo peggio, sinceramente, non è andata male. Abbiamo fatto una bella strada, almeno 5 minuti a piedi, però non è comparso nessun avviso di surriscaldamento del drone. È bello caldo, non è un test da fare spesso, sicuramente è una prova da fare con attenzione, però comunque ha resistito bene. Beh, arriviamo alle conclusioni. Devo dire che mi aspettavo peggio. Lui si è comportato bene, forse meglio rispetto a lui. Che pensavo fosse meglio, cioè pensavo che mi consentisse di arrivare a una distanza superiore. Ma adesso andiamoci a vedere insieme la distanza che abbiamo raggiunto. Abbiamo raggiunto la stessa distanza con questi due radiocomandi. E anche per quanto riguarda la direzionabilità dei radiocomandi è pressoché uguale. Forse qualcosina in più, ma si parla di qualcosa di quasi impercettibile, l'abbiamo ricavata con lui. Beh, veramente niente male. Ma adesso scrivetemi qua sotto se vi aspettavate questo risultato da questo drone, questo Mini 4 Pro. Ci vediamo qua sotto nei commenti, ragazzi, vi saluto, se ancora non siete iscritti iscrivetevi, alla prossima, ciao!